Elvio Passannante della Ginnastic Fondi, il migliore della sua squadra, una partita agonisticamente molto intensa, anche fin troppo. Voi siete partiti male, forse poi vi siete nervositi troppo, peccato. Sì, è stata quella la, penso, la differenza della partita, perché il gioco tra noi e loro io penso che comunque è molto simile, quindi forse abbiamo sbagliato sì a nervosirci per via delle tante assenze e comunque stavamo un po' corto di fiato, però la nostra forza è sempre stato il gruppo. Devo dire, purtroppo oggi c'è stato il secondo tempo più che il primo, perché dobbiamo essere più uniti e sappiamo che, stando uniti, noi siamo una grande squadra a pari con la Virtus, perché non siamo né di meno né di più. Valerio Campioni, una doppietta nel giorno più importante, hai trascinato la tua squadra verso una importantissima vittoria. Campionato che a questo punto l'avete forse ipotecato? Ancora non si può dire l'ultima, però continuiamo andando avanti così. Avete iniziato la partita nel migliore dei modi, con un splendido approccio alla gara, poi comunque non siete mai calati di intensità. Nel secondo tempo forse vi siete nervositi, la partita è stata riaperta, seppure parzialmente. Sì, però siamo sempre lì concentrati, come ci aveva detto il mister, e siamo riusciti a portare il risultato a casa. E primo gol come l'hai pensato? Ha chiuso gli occhi. Mister Napoli della Virtus Fondi, avete condotto in porto una in gara importantissima, l'avete iniziata meglio, avete forse meritato la vittoria? Beh sì, abbiamo iniziato fortissimo, il primo tempo è stato un bel primo tempo da parte nostra, anche se devo dire poi nel secondo tempo siamo un po' scesi nella fase di costruzione del gioco, quindi un po' di nervosismo in più e quindi non ci ha permesso di esprimerci come il primo tempo. Il campionato è ancora molto lungo, abbiamo quattro partite importantissime, quindi c'è ancora da sudare. Enrico Pasquali Coluzzi per Mondo Futsal TV.